Idiozia, stare per 30 anni bocca a bocca nello stesso letto e mentre uno si lamenta e sanguina, l'altra sta sciando beatamente sulle ali. Carlo Cecchi porta in scena al piccolo Eliseo Il lavoro di vivere di Enoch Levin, diretto da André Ruth Chamat, e racconta i suoi ricordi e le sue emozioni legati a questo teatro romano. Già ero venuto moltissimi anni fa, proprio si perde, ma qualche anno fa ero venuto a fare Il sogno di una notte d'estate con il gruppo di ragazzi con i quali avevo fatto il saggio dell'Accademia, e poi soprattutto da quando c'è la nuova gestione sono venuto l'anno scorso a fare Dodicesima notte, ho un bellissimo ricordo. Quindi spero che questo bellissimo ricordo venga riconfermato anche stasera con Il lavoro di vivere qui al piccolo Eliseo. Beh, naturalmente sono molto felice che l'Eliseo ha ripreso a funzionare, mi sembra, in maniera molto bella. Ecco, un teatro come l'Eliseo, insomma, se lo meritava. La regista Chamat ha un ricordo speciale legato al teatro. Io devo dire che per me il piccolo Eliseo è una cosa, ma la parola Eliseo, siccome è un'altra cosa che ci lega moltissimo, perché io stavo ora in camerino, in un certo camerino, di un certo signore che si chiamava Edoardo, e certe presenze, certi gesti, sono quelli che poi nella vita creano dei fili, per cui poi quando ci si incontra con delle persone di teatro c'è quel filo tra Cecchi e me, quel filo c'era, è stato un incontro, e questo spettacolo è anche il risultato di un incontro. L'Eliseo per me è una delle fonti, perché era qui che io incontravo Edoardo, e anzi ho fatto anche l'assistente a Edoardo, come cosa che ha fatto anche lui.